Allora, Peppe, ha rapito il settimo anno di questo Memorial Donzella. Intanto ci ricordi chi era Donzella, Sì, sto ragazzo? Antonio Donzella è un amico dei miei ex atleti, giocavano nella squadra di calcio con me anni fa e quindi quando è scomparso, circa 8-9 anni fa, mi hanno chiesto di dedicare un torneo al loro carissimo amico Antonio. E questo è il settimo anno, è pesante Settimo, organizzare sì, un ma torneo. perché il trofeo Donzella, oltre ad essere un torneo, è anche un memorial e quindi quando uno gioca in un memorial occorre mettere in evidenza delle Dei componenti valori. importanti. Quindi oltre che ci sia l'agonismo, ci sia il divertimento, occorre che ci sia tantissimo rispetto e poi molta aggregazione tra i ragazzi che giocano. E tu questo rispetto lo trovi nelle squadre? Ma Riesci a vederlo? guarda, purtroppo qui l'obiettivo è sempre vincere. Ma secondo me, oltre a vincere la squadra che poi oggi, stasera, vincerà la finale, io penso che vincono tutti i partecipanti, cioè tutte le squadre, i dirigenti, gli sponsor, perché tutti questi hanno dato atto a questo Certo, la torneo. collettività che ha partecipato a questo torneo. Sì. Per passare un po' al calcio, che alla FIGC e alla tua squadra, vi state muovendo per il prossimo campionato? Qualcosina Ma me il la puoi primo dire? obiettivo intanto è il ripescaggio che sarà fatto a luglio. E quindi se non c'è questo dato certo non possiamo dire Insomma, è altre. abbastanza certo comunque, Sì, si dovrebbe può essere. dire che Insomma. Palermo giustamente noi abbiamo degli ottimi risultati perché perdendo la finale playoff abbiamo ottimo punteggio. Assolutamente, certo. Quindi sperando che siamo un altro anno in promozione possiamo giustamente entro luglio già rafforzarci con i ragazzi che giocano a Scicli, perché che giocano fuori casa Ma ma sono scicliutani, sciclitanzi, sì. perché Tutti la tua intenzione è avere una squadra di ragazzi indigena. Sì, questo è importante. Armenia. Salvatore Milone. Giulio Pirato, Alan Galizia e ancora Alberto Anania e Rosino Donato. Entra anche Federico Salemi, c'è un altro, sì, Federico Salemi, scusami. E Federico Croato. Giovanni Campanilla. Giuseppe Boi, Giuseppe Lachina, Alex Gennuso, Guglielmo Vigili, Giovanni Ruda, Marco Cannara, Giuseppe Filone, Marco Cannara. Perfezione, Giuseppe vieni qua e poi voglio chiamare anche Yuri Lutri che tra le altre cose insomma l'altro ieri ha giocato la semifinale, ieri si è sfondato in un applauso. Grande.
vuole vedere un po' di sport e soprattutto massima lealtà. Ci siamo? Poi per le altre cose ci aggiorniamo piano piano, non è un problema. L'importante è che non andiamo oltre a quello che dovremmo andare. Una premessa e non è una fine. È importante, è una posizione di poter essere tranquilli, è una partita. Chi vince, vince, chi perde, dispiace a tutti, ma si finisce qua. E appena si esce, siamo tutti amici. Ok? Oh, 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 oh